Jack, cosa? Pensi davvero che bisogna arrivare? Chiudi, non sono affaracci tuoi. No, perché sai, sarebbe, chiudi quella boccaccia. Hai mai fatto l'amore con animali, Jack? Sai, quelle pollastre nella riserva non erano niente male, sai, detto fra noi. E sì, c'erano un paio che me le sarei fatte volentieri. Qual è la storia dell'orologio? Mi hai detto quello che provi per le pollastre, puoi dirmi benissimo quello che è la storia dell'orologio. Me lo regalò Kate, è stata la prima cosa che ha voluto regalarmi. Me l'ha regalato perché ero sempre in ritardo di 15 minuti, che così, visto che ho avuto questo orologio, potevo essere sempre puntuale. Non lo so. Io penso che nel subconscio noi due ci rincontreremo più in avanti. Non lo so e ci spero anche. Non tutto quanto è perso. Quella era la tua vita vecchia, Jack. Sì. Va a comprarti un orologio nuovo. Ci sai fare, Jack? Stavo pensando, se noi nel passato ci saremmo magari così incontrati prima, o cose insomma di questo genere. Stavo proprio pensando che probabilmente ci saremmo odiati lo stesso. E già, potremmo essere stati sempre amici. Forse nell'altra vita? Cioè, forse nell'altra vita. Grazie, l'ospitalità è stata eccezionale. Hai una sigaretta? Non fumo. Quel federale mi ha fregato le sigarette. Rivuoi le tue sigarette? E allora dovrei andare a Paxton, perché è là che andrà Mosley. Potrai sempre andarci. Quanto mancherà? Abbiamo viaggiato tutto il tempo a nord, ormai dovremmo essere arrivati. Sono così stanco. Sai, John, la protezione accordata fa il caso tuo, perché ti daranno un nuovo nome, avrai idee, un lavoro, una nuova vita. No, tanto lo saprei già dall'inizio, perché tanto gli uomini di Serrano mi faranno fuori nel giro di 24 ore. Questo non mi riguarda proprio, non ti riguarda proprio. Potevi lavorare giusto anche per lui, tanto stai facendo lo stesso lavoro. Che cazzo? Non sai neanche di che cazzo stai parlando, sto facendo questo lavoro di merda proprio perché non lavorerai mai per quel fottuto. Che vorresti dire? Che ti importa? Che vorresti dire? Che ti importa? Serrano è quel trafficante di eroina. È quello che ti ha rovinato la vita. È quel Serrano che mi vuole uccidere. Spero che aprirà un magnifico locale, Jack. Ok, andiamo. Oh, cosa? Dai, scendiamo, la nostra fermata, signor ferroviario. Che cosa? Fermo! Fermo! I treni fanno delle fermate regolamentari, proprio perché una persona quando scende va dove deve andare. Buttarsi da un treno in corsa non è piacevole, per questo hanno inventato le fermate. Che stai facendo? Che cosa vuoi fare? Oh, piantala, ma sei matto, verranno qua e ci spareranno. Facciamo così, tu metti in moto e io ti metto sotto. È la migliore idea che mi possa venire in mente. Non mi piace, non mi piace nulla di quello che fai. Dove andiamo? All'aeroporto più vicino. Oh, non mi sembrava di averti detto che te l'avevo detto. Accidenti.
questa è la classica situazione dove ci si deve aspettare il peggio. Attento! Non mi piace, te l'ho detto, non mi piace! Oddio! Dove andiamo, Jack? Lo vedrai quando arriviamo. Non volete mollare? Va bene, allora. Facciamo un po' di cross. Oddio! Non tirare! Ehi! Salve! È fortuna o soltanto la mia bravura? Ma non è Marvin, povero stronzo! Jack, stai bene? Vieni qui, maledetto rompicoglioni! Se ti muovi di lì ti strappo le palle! Arrivederci, Jake! Buongiorno. Buongiorno, giornata festosa. Tutta la settimana. Tutta la settimana. Vorrei prendere una bella tazza di caffè. Lo so, glielo faccio. Non sapevo che tenessi ancora i miei occhiali. Grazie, Alonso. Senti, Marvin, devo avvisarti che io ho una terribile paura di volare. Ah, sì? E allora riposati. Fa una bella dormita.